qual è l'impatto ambientale di una guerra e quali possono essere le sue proporzioni. Prima di tutto, secondo la dottoressa Fiorella Belpoggi, direttrice scientifica dell'Istituto Ramazzini di Bologna, si deve considerare la distruzione del territorio. L'avanzamento della distruzione del popolo nemico porta con sé anche la distruzione di tutto il territorio che ci sta intorno, cioè la flora, la fauna, gli ecosistemi in generale. Ecco, ho trovato un dato che mi pare molto significativo, che dice che la regione del Donbass ha avuto una catastrofe ambientale iniziata nel 2014 e si stima che siano stati distrutti oltre 500.000 ettari di ecosistema e 150.000 ettari di foreste. Tutto questo come può essere recuperato? A prescindere dai contaminanti, si tratta proprio della distruzione dell'ecosistema. E poi c'è il tema dei contaminanti. Le armi sono fatte per distruggere e molto spesso contengono materiali di uso bellico che permangono nel suolo, nell'acqua, nell'aria per lungo tempo. Metalli pesanti e le terre rare, cioè le emissioni di anidride carbonica di un mese di guerra equivalgono alle emissioni di un anno di una città come Bologna o Firenze. Ecco, tutto questo ci deve far pensare. E poi c'è il problema dei consumi energetici, cioè noi siamo qua e cerchiamo di fare il risparmio sul consumo di energia, parliamo di abolire i carburanti fossili per passare a fonti alternative, ma a quanto consuma un carro armato leggero? 300 litri di combustibile per 100 chilometri e immette oltre 600 kg di anidride carbonica in atmosfera. Per cui la prima cosa a cui pensiamo è tutti quei poveri ragazzi che muoiono o rimangono invalidi permanenti a causa di una guerra che non ha senso dal mio punto di vista, ma pensiamo anche alle future generazioni. Cioè quel danno che noi oggi vediamo alla televisione che ci sembra lontano, pensiamo all'Eternit che è crollato, pensiamo a quanta polvere di amianto è andata in giro, quante polveri sottili. Ecco, di fronte a tutto questo noi capiamo che si tratta, quando vediamo una guerra, di un vero disastro per tutta l'umanità e per il nostro pianeta.